Con l'aiuto di filmati e di immagini vi voglio insegnare come Satana edifica delle fortezze nelle persone, luoghi, negli individui e nelle società nel loro insieme. Queste fortezze spesso hanno delle dimensioni fisiche che possiamo riconoscere in edifici, monumenti e istituzioni della nostra società. Ogni luogo è unico e ci mostra la sua personale faccia del male, esponendo la strategia specifica che usa per avere appiglio sugli uomini e donne da renderli prigionieri. Leggendo dal libro Angeli e Demoni, possiamo vedere che si ha paura di quello che non si conosce. Per questo dobbiamo svelare le macchinazioni del nemico, dobbiamo dare al credente la consapevolezza che c'è un nemico che vorrebbe distruggerci. Ma se lo conosciamo, non ne avremo più paura. E potremmo sconfiggerlo in ogni battaglia. Prima di tutto dobbiamo riconoscere che c'è una guerra spirituale nei cieli. E come ogni dittatore, Satana ha un esercito che controlla con gerarchie molto ben organizzate sui territori di suo dominio. Così controlla nazioni, città e zone delimitate da veri e propri limiti geografici. Controlla queste persone in quei territori con il peccato, le arti occulte, la falsa religione. Fino a quando non trova un'autorità superiore alla sua, nessuno lo può fermare. Ecco perché dico, la forza del nemico finisce dove inizia la tua fede. Allo stesso tempo vedremo come è possibile contrastare queste forze indossando l'armatura che Dio ha dato alla Chiesa. Gesù ci ha fatto capire che questa è una guerra violenta, in cui la Chiesa è chiamata ad attaccare. Abbiamo un versetto in Matteo capitolo 11 al verso 12 dove Gesù dice: "E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono." Un altro riferimento di Gesù alla guerra che la Chiesa ingaggia con il nemico lo troviamo sempre in Matteo, al capitolo 16, dove veniamo istruiti a usare le armi a nostra disposizione per abbattere le porte del nemico. Se guardiamo ora alla domanda specifica che Gesù fa ai suoi discepoli: "E voi, chi dite che io sia?" Il Cristo vuole sapere se la sua Chiesa in quel momento, rappresentata dai suoi discepoli, era pronta per la dichiarazione di guerra che stava per annunciare. Solo con la rivelazione del Padre e solo sulla base di quella confessione di fede, "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente", Gesù avrebbe potuto proclamare la dichiarazione di guerra tra la Chiesa e le forze demoniache. Dobbiamo notare che il Vangelo usa due parole diverse, una per indicare il nome proprio di Pietro, Petros, che significa sasso, come quella che Davide usò per la sua fionda, e la parola roccia, Petra, che indica una roccia che non può essere smossa, come la parte di un monte su cui si edifica una casa. Questo è importante saperlo, perché ci fa capire che non è sulla persona di Pietro che Gesù avrebbe edificato la sua chiesa, ma sulla rivelazione del Padre e la dichiarazione di fede che il discepolo fece quel giorno. Gesù è venuto per edificare la sua chiesa sulle fondamenta della rivelazione e della fede, ed è questa chiesa che è chiamata ad attaccare i demoni che si riparano dietro le porte delle fortezze da loro edificate, come l'orgoglio, l'occultismo, la falsa religione, la lussuria. Ma davanti all'avanzata offensiva della Chiesa vedono le loro porte abbattersi per lasciare libero ogni prigioniero. La Chiesa è chiamata ad abbattere le porte del nemico, come Gesù ha promesso: "Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere." La Bibbia descrive il cielo come l'abitazione degli esseri celesti o spirituali. Tutte le civiltà hanno avuto un'immagine del cielo come di un luogo spirituale e ancora oggi quasi tutti gli uomini hanno una loro immagine di quello che dovrebbe essere il paradiso o il cielo. Paolo, nella sua seconda lettera ai Corinzi, descrive la sua esperienza spirituale, che ci fornisce indicazioni sulla presenza di un terzo cielo. Paolo è stato portato nel terzo cielo. Se abbiamo un terzo cielo, un terzo paradiso, dobbiamo avere anche un secondo cielo e un secondo paradiso e anche un primo paradiso. Ma cosa sono questi paradisi? Dobbiamo capire che nel Nuovo Testamento la parola paradiso è la parola greca paradeisos, e questa parola appunto indica un giardino.
Quindi Paolo è stato trasportato nel terzo paradiso. Ma dove troviamo il secondo paradiso? Lo troviamo in Apocalisse. Apocalisse, capitolo 8, verso 13, possiamo leggere: Poi vidi e udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra, a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Nella maggioranza delle traduzioni bibliche, la parola greca meuseronema viene tradotta con in mezzo al cielo, ma sarebbe più corretto tradurla il cielo di mezzo. Essendo un cielo di mezzo, è sottinteso che vi siano un cielo superiore e uno inferiore. Il terzo cielo è il primo cielo. La stessa parola poi la troviamo anche in altri versetti del libro dell'Apocalisse, come in 14:6. Ma se abbiamo appunto il terzo cielo, il cielo superiore, se abbiamo il secondo cielo, il cielo di mezzo, dobbiamo avere anche il primo cielo. Il primo cielo, cioè il primo paradiso, è questo pianeta, il nostro pianeta Terra, dove Dio ha messo Adamo ed Eva, dove ha messo l'umanità perché ne potesse godere. Poi invece purtroppo sappiamo che è successo qualcosa che ha permesso al nemico, a Satana, di venire a dominare, di diventare il principe di questo mondo. E purtroppo da allora sappiamo che gli eventi sulla terra, su questo paradiso terrestre che Dio ci ha dato, non sono andati come Dio avrebbe voluto. Purtroppo ancora oggi vediamo i risultati con guerre, violenza, odio fraterno e tutto il male che purtroppo viene fatto in questo mondo. Ma noi sappiamo che c'è la vittoria. E io con questi insegnamenti voglio sempre continuamente ricordare che se c'è una battaglia, c'è però anche chi ci ha dato la vittoria, Cristo Gesù. E in Lui siamo più che vincitori. La Chiesa vince con la vittoria di Cristo Gesù che Lui ha stabilito sulla croce 2000 anni fa. Per questo non dobbiamo temere il male, non dobbiamo temere Satana, non dobbiamo temere i demoni perché sono loro che temono noi. Noi abbiamo la vittoria, dobbiamo imparare ad esercitare, a proclamare, a dichiarare, a stabilire questa vittoria qua sulla terra, perché così il volere di Dio come è in cielo sia fatto anche qua sulla terra. Ed è questo il mio insegnamento, ed è questo che voglio far conoscere alla Chiesa. Ed è per questo che ho scritto il libro Angeli e Demoni, battaglie spirituali antiche e moderne, perché ci sono state molte battaglie nel passato, le leggiamo nella Bibbia, le leggiamo nella storia della Chiesa, ma oggi c'è una battaglia, la battaglia che io e te dobbiamo combattere per questa generazione e vogliamo combatterla insieme, perché insieme a Cristo Gesù e insieme la Chiesa ha la vittoria. There's a season for everything, so we lift up our voices and sing. He is faithful, his love never ends. We are children of the King. There's a